Sono stato picchiato inizialmente da due agenti a colpi di manganello e poi sono stato picchiato qualche minuto dopo da un terzo agente. Si vedono dei lividi procurati dalla manganellate. Nessuno sa che noi siamo qui, possiamo fare di voi quello che vogliamo. Sono le frasi che mi sono rimaste impresse, che sono state dette. La Corte Europea per i diritti umani ha parlato di tortura. Sono Lorenzo Guadagnucci e il 21 luglio del 2001 ero a Genova e la notte mi trovai dentro la scuola Diaz. Quattro tenerini dentro, cinque. Ma quello che ricordo di più sono i rumori, i suoni, perché fu un risveglio brusco. Ero andato a dormire dentro la scuola verso le 10 di sera. Poco dopo è cominciato il pestaggio, quindi è cambiato proprio lo scenario. Vedo solamente uomini in armi che entrano e ragazzi che escono massacrati. Io sono stato picchiato inizialmente da due agenti, colpi dati alla cieca con il manganello tonfa che quel reparto aveva in dotazione, quindi è un manganello particolarmente doloroso che non si spezza, che piuttosto spezza le ossa, quindi ho dovuto ripararmi per proteggere la testa sostanzialmente. Stanno cercando di sfondare la porta nella quale ci siamo barricati. E poi sono stato picchiato qualche minuto dopo da un terzo agente, una divisa diversa, quindi in un altro reparto, che mi ha colpito soprattutto dietro, quindi ero rannicchiato. Ed è la gente che mi ha lasciato un segno sulla schiena, che poi è risultato essere con ogni probabilità un marchio, chiamiamolo così, lasciato da un manganello elettrico, che evidentemente quella gente aveva, per quanto non sia in dotazione alle forze dell'ordine italiane. Dopo il pestaggio alla Diaz, io sono stato portato in ospedale per le ferite che avevo, ovviamente. E ho passato tutta la notte al pronto soccorso dove mi hanno ricucito, hanno fatto radiografie, ecografie, avevo colpi anche all'addome, quindi c'era pericolo di emorragie. E sono stato trattenuto in stato di arresto in ospedale. Non sono stato trasferito a Bolzaneto perché i medici hanno ritenuto che non fossi in condizioni di essere spostato in quel momento, quindi sono fra quelli che si sono risparmiati Bolzaneto. Questo è un referto servizio di radiodiagnostica dell'ospedale Galliera dove fui riportato dopo la Diaz, dove sono rimasto in stato di arresto un paio di giorni. Forse la cosa più importante però che ti rimane dopo esperienze del genere è questa menomazione del senso di cittadinanza, perché in quel momento sono saltati un po' i punti di riferimento. Io francamente non mi sarei mai aspettato di essere picchiato in quel modo così selvaggio da dipendenti dello Stato. Diciamo che le conseguenze sul piano proprio personale, della salute, se vogliamo, per un arco di tempo ricordo di aver avuto problemi di insonnia. Mi risvegliavo di colpo come se avessi paura di addormentarmi davvero, no? Come se fosse una sensazione di morire nel momento di addormentarsi. Io avevo l'aspettativa che le istituzioni, a cominciare dalle forze di polizia, in qualche modo rimediassero a questa caduta di legalità, di costituzionalità che ci fu a Genova. Purtroppo il comportamento che hanno avuto è andato in direzione opposta, c'è stato il tentativo di occultare, di coprire le responsabilità, si è ostacolata la magistratura, nessuno si è preso una vera responsabilità, non è mai stato chiesto scusa per quello che è avvenuto. Nessuno sei in grado di dire chi è responsabile di questa operazione sul posto. Si parla volentieri di Genova perché è un precedente imbarazzante, perché in quei giorni la Costituzione fu sospesa, fu praticata su vasta scala la tortura, perché lo Stato italiano, le sue istituzioni democratiche, i parlamenti, i governi, si sono di fatto rifiutati di fare i conti con quell'evento e di prendere i provvedimenti che sarebbero stati necessari. Qui possiamo fare riferimento a quello che scrivono i giudici della Corte Europea per i diritti umani, che all'unanimità, hanno condannato l'Italia per la mancata giustizia nel caso Diaz, nonostante in realtà in Italia sia stata fatta anche una sentenza di condanna, ma evidentemente troppo parziale, i quali dicono che la polizia italiana ha ostacolato impunemente l'azione della magistratura. Infatti di Genova hanno cambiato anche il senso dei diritti umani e la fiducia che possiamo avere nel rispetto dei diritti umani da parte delle istituzioni. Hanno costituito un precedente. Da questo punto di vista la vicenda di Genova è aperta, è successo, può succedere di nuovo.